Buongiorno e benvenuti da Effetti Online a questo nuovo appuntamento di analisi sui mercati finanziari. Sono Alessandro Magagnoli, responsabile dell'ufficio studi del sito ftaonline.com. Le borse oggi sono in leggera flessione, niente di drammatico. Vediamo il nostro FTSE MIB che si mantiene all'interno del range già percorso dai prezzi nelle sedute di ieri. Comunque c'è un calo del 0,5% circa, che è in parte dovuto all'aumento delle tensioni geopolitiche. Ci sono i dati sui consumi americani nel pomeriggio e sicuramente c'è attenzione anche da parte degli investitori nei confronti di questo dato per cercare di capire come stanno effettivamente evolvendo le cose per l'economia americana. Siamo con i prezzi che hanno testato questa mattina in area 24,750, come avevano fatto anche ieri. La linea del ventaglio Fibonacci che scende dai massimi di gennaio è la linea del 61,8%. Abbiamo visto nel video di ieri come si studiano e come si disegnano questi strumenti. Praticamente è una resistenza non orizzontale come i ritracciamenti che siamo abituati a vedere, ma è una linea che, come vedete, ha un'inclinazione, quindi il suo valore cambia nel tempo. Il fatto che le quotazioni stiano cercando di superarla senza riuscirci non è di per sé un segnale di allarme, potrebbe essere semplicemente che siamo alla ricerca della giusta motivazione per fare il salto oltre l'ostacolo. Se però dovessimo vedere dei prezzi che ritornano al di sotto di area 24 e 4, 24,350, in quel caso la presenza di questa forte resistenza unitamente alla situazione di ipercomprato, vedete, questo è l'RSI a 14 sedute, quello nella parte bassa del grafico, molto alto. Queste due condizioni inizierebbero a far temere l'avvio di una flessione correttiva. Rapidamente andiamo a guardare gli altri indici, siamo con tutti nella situazione del FTSE MIB. Questo è l'Eurostoxx 50, a differenza del FTSE MIB, il set del ventaglio di Fibonacci è tracciato non dal massimo di gennaio, ma dal massimo di novembre. Per il resto non cambia niente, siamo sotto il 61,8% di ritracciamento orizzontale e i prezzi da 3 giorni stanno testando la linea del ventaglio del 61,8%. Sul grafico dell'indice Eurostoxx sono comparse queste lunghe code verso l'alto, che sono degli elementi che confermano la validità della resistenza che si sta testando. Anche in questo caso, il fatto che la resistenza non venga superata non vuol dire che non possa esserlo in futuro. Se però dovessimo scendere sotto area 3,850, allora qualche dubbio in più sulle possibilità di assistere al proseguimento del rialzo verrebbero. E questo infine è il grafico del CAC 40 francese, non cambia il livello di resistenza, sempre linea del ventaglio del 61,8. Anche qui sono 3 giorni che il mercato sta disegnando con queste candele giornaliere delle lunghe code al di sopra della linea di resistenza, quindi ci sono delle rotture intraday che poi rientrano prima della chiusura. La giornata di oggi ovviamente ancora non è conclusa, quindi vedremo cosa accadrà ai prezzi prima della fine della seduta. Anche qui abbiamo un RSI in una situazione di ipercomprato, c'è anche una piccola divergenza sugli ultimi massimi, quindi diciamo che guardando sia l'RSI che la presenza della resistenza intorno a 6600 punti, anche qui non c'è diciamo, attivare l'allarme perché manca ancora la conferma dell'avvio di una fase ribassista, però non bisogna certo abbassare la guardia. Per quello che riguarda i mercati americani, i riferimenti sono leggermente diversi, S&P 500 contro il 61,8% di retracement del ribasso dal massimo di agosto, la resistenza è intorno ai 4.000 punti. Sono 4 giorni con oggi che i prezzi stanno cercando di superarla. Sopra 4.010-4.020 avremo con buona probabilità un'indicazione positiva. Ovviamente, fino a che rimaniamo sotto al 61,8% di retracement, resta invece il rischio che il rimbalzo visto dal minimo di ottobre sia solo una fase correttiva. Quindi rischio che per concretizzarsi, per manifestarsi, dovrebbe vedere i prezzi scendere sotto la media mobile esponenziale a 100 giorni, che è questa curva verde che passa intorno ai 3.900 punti. Quindi c'è circa un margine di 100 punti che l'indice si può giocare per scendere senza che la situazione si aggravi troppo. Questo è il Nasdaq 100.
È salito dai minimi di ottobre facendo questo swing, prima rialzo, poi ribasso, poi nuovamente rialzo. I prezzi più o meno sono contenuti all'interno di un canale. Hanno testato il 50% retracement del ribasso dal massimo di agosto. Anche qui il rischio che quella che si sta disegnando sia una situazione correttiva è elevato. Se dovessimo tornare sotto di area 11,6, questo rischio aumenterebbe in maniera considerevole. Per adesso si può ancora rimanere in attesa del tentativo di rottura di area 12.000. La media mobile che vedete a contatto con i prezzi, che in questo caso è anche in questo caso la media a 100 giorni, passa intorno agli 11.860 punti. Quindi già una chiusura al di sopra di quella potrebbe anticipare la rottura poi anche del 50% retracement. Veniamo adesso a un po' di titoli del mercato italiano, visto che la situazione sugli indici è abbastanza ingessata, facciamo anche un po' il quadro per alcuni titoli per capire se ci sono degli indizi che possono fare pensare ad una evoluzione al rialzo. Questo è Enel, siamo sotto la forte resistenza di area 534, dove passa la media mobile esponenziale a 200 giorni e il lato alto di questo canale che vedete disegnato dai massimi dello scorso anno. Sopra la 5,34 avremo uno spazio di crescita di 1,5 euro circa, quindi sicuramente un segnale importante, però fino a che rimaniamo di sotto i quei livelli bisogna fare attenzione, perché come vedete la tendenza di medio-lungo periodo resta rialzista, scusatemi, resta ribassista. Anche per Eni bisogna fare attenzione, perché siamo saliti con i massimi di ieri e anche con quelli di oggi a testare il massimo di giugno, che è una resistenza che per adesso non è stata superata. Quindi quest'area 14,60-14,65 è decisamente importante. La candela di oggi, siamo sulla metà seduta, si sta però delineando come uno shooting star, quindi un elemento che quando compare può rappresentare l'inizio di una fase correttiva. Vedete qui ad esempio come era successo ad aprile con questo massimo, candela shooting star e poi avvio di una discesa. Ovviamente aspettiamo la fine della seduta. Se dovesse esserci poi una chiusura di giornata sopra 14,65, invece questo rischio di assistere ad un ribasso verrebbe notevolmente ridimensionato. Intesa San Paolo è sotto il 50% di retracement, ribasso dal massimo di inizio anno. C'è stato sicuramente un rallentamento nell'uptrend. Le quotazioni sono da 4 sedute, compresa quella di oggi, all'interno della candela di 5 sedute fa. È evidente che dopo una sequenza così prolungata di giornata a rialzo, sempre con massimi precedenti rispetto a quello del giorno prima, questa interruzione rappresenta una novità. Potrebbe però essere anche una novità positiva, nel senso che il titolo, come abbiamo visto anche per gli indici, era in ipercomprata e questa fase laterale permette all'RSI di scaricarsi senza che si realizzi una correzione. Sotto 2,1250 ci sarebbe da temere l'avvio di un ribasso verso 1,95. Se invece area 2,1250 tiene, con la rottura di 2,25 avremo poi un nuovo segnale di forza. Stellantis oggi è in calo, in deciso calo. Ieri aveva disegnato una candela di rallentamento. Non si può parlare propriamente di un hanging man, che è l'inverso, il reciproco, anzi, dello shooting star che abbiamo visto prima. La motivazione è che la coda verso il basso non è abbastanza estesa, dovrebbe essere almeno 3 volte il real body. Qui forse non siamo con questa proporzione. Certo che ieri è stato inviato un segnale di rallentamento, oggi scendiamo e siamo sotto la resistenza di area 14,90, che non è stata nemmeno avvicinata dai prezzi. Per adesso, come abbiamo visto prima nel caso del Nasdaq, cosa che abbiamo visto dal minimo di luglio è un rialzo, ribasso, rialzo, quindi swing correttivo, che in queste condizioni molto spesso si dimostra una pausa intermedia di una correzione più complessa. Chi conosce l'onda di Elliott può immaginare che questo sia l'onda B. Ora, capire se l'onda B sia effettivamente già terminata e che quindi questa fosse la C di onda B e che adesso si possa tornare a scendere, o che invece la onda C di B sia ancora in corso, è ancora prematuro per dirlo. Però, ripeto, per adesso, soprattutto fino a che siamo sotto area 14,90-15,
non mi sbilancerei troppo al rialzo. Stesso discorso per Terna, vedete questa linea che parte dal massimo di maggio è diventata la parte alta di un canale discendente che poi ha contenuto i prezzi nei mesi successivi. Sono 5 giorni che le quotazioni stanno cercando di forzare il lato alto del canale. L'unico giorno in cui sono riuscito a farlo in intraday, poi sono precipitate molto al di sotto della resistenza in chiusura di seduta. La resistenza è a 7,25, siamo ancora molto vicini, quindi la possibilità di una rottura non si può assolutamente escludere, ma solo con la chiusura di seduta sopra 7,25 mi sentirei di pronosticare un ritorno verso gli 8 euro. Fino a questo momento, fino a quel momento, invece, prudenza e sotto i 7 euro, magari chi avesse il titolo in portafoglio, secondo me potrebbe anche valutare di alleggerire la posizione. Infine, guardiamo UniCredit, abbiamo già visto Intesa, i due grafici in questo momento non sono particolarmente simili. Su UniCredit però notiamo che c'è questa resistenza, lato alto di questo canale che parte dal minimo di fine agosto e più o meno coincide con il 61% di retracement del ribasso dal massimo inizio anno. Sopra i 13 euro target in ulteriore rialzo per 1 euro circa, ma fino a che siamo sotto i 13 euro in chiusura di seduta c'è il rischio che questa situazione che si è venuta a disegnare nelle ultime 2 settimane alla fine si dimostri un piccolo doppio massimo, quindi una figura ribassista. Per quello che riguarda il video riservato agli utenti Patreon, andremo invece a fare una focus sulla Cina, che in questo momento è, diciamo, molto attenzionata da parte degli investitori perché cercano di capire se una ripartenza del mercato cinese potrebbe essere il segnale anche per un analogo movimento positivo dei prezzi dell'azionario qui da noi negli Stati Uniti nei prossimi mesi. Quindi argomento sicuramente da non sottovalutare. Vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento a domani con il nostro consueto commento giornaliero.